Ricostruire un modello di sviluppo che parta prima di tutto dal capitale umano, specialmente per ridurre il divario dell'offerta dei servizi tra nord e sud. A sottolineare questa necessità, in base anche ad un recente studio, è Luca Bianchi, direttore generale dello Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. I dati che abbiamo diffuso anche come Svimez negli ultimi mesi sui divari scolastici in termini di infrastrutture innanzitutto, l'offerta di tempo pieno nelle elementari, l'offerta di asili nido, delineano a partire già dalla prima infanzia un divario in termini di offerta dei servizi tra sud e nord, che è la parte più inaccettabile, diciamo, di quel divario di sviluppo tra nord e sud. Per ridurre i divari anche di sviluppo tra queste due aree non si può che partire dai servizi sociali. È fondamentale ricostruire un modello di sviluppo che parta dal capitale umano, direi, ancora prima del capitale sociale. E per lo sviluppo, sottolinea Bianchi, sarà importante il PNRR, che va attuato e utilizzato però nel modo giusto. La crescita potenziale dell'Italia può avvenire soltanto rimettendo in moto il capitale inespresso che c'è soprattutto nel Mezzogiorno, partendo dai suoi giovani scolarizzati. E questo in fondo è anche un po' il disegno del PNRR, riducendo le disuguaglianze. All'interno dell'Europa aumenterà il tasso di crescita, questo però richiede investimenti che siano localizzati soprattutto nel Mezzogiorno, e su questo noi qualche allarme come Svimez sulle modalità di attuazione del PNRR lo stiamo lanciando, perché se il PNRR non colmerà i divari tra nord e sud, il PNRR italiano fallirà.